Benvenuti in Consiglio, il TG Web a cura del servizio stampa del Consiglio regionale dell'Abruzzo. Direttore Giampaolo Arduini. Le principali notizie della settimana a cura dell'ACRA, agenzia di stampa del Consiglio regionale. Valorizzazione e promozione del territorio ed edilizia popolare. Questi i temi delle proposte di legge sulle quali il Consiglio regionale sarà chiamato ad esprimersi il prossimo 17 ottobre. I soldi destinati al COTIR dirottati ad altri centri di ricerca. Febbo denuncia l'inosservanza delle leggi regionali approvate dal Consiglio. Un tavolo di confronto con il Ministero dello Sviluppo per evitare i licenziamenti dell'azienda Atria di San Nicolò a Tordino. Questa è la proposta di Giorgio D'Ignazio. Proposta di legge per prevenire il fenomeno dei bambini dimenticati in auto. Bracco chiede alla Regione di acquistare 1000 dispositivi antiabbandono. Emodinamica al San Pio di Vasto, Smart Jassi interroga la Giunta. Perché acquistare nuovi macchinari se c'è la volontà di chiudere il reparto? L'Abruzzo ospiterà nel 2018 la Festa Nazionale dei Borghi Autentici. Lo annuncia il Presidente della Commissione Turismo, Lorenzo Berardinetti. Vediamo i servizi sugli altri avvenimenti. La Regione Abruzzo sostiene il cinema attraverso la concessione di contributi da destinare alle opere audiovisive o cinematografiche legate al territorio abruzzese con certezza di distribuzione. Ne ha dato notizia nel corso di una conferenza stampa il consigliere regionale delegato alla cultura Luciano Monticelli, che ha presentato il bando, che scadrà il 14 novembre, destinato alle attività svolte sul territorio regionale nei settori della produzione di film e audiovisivi. Ma noi ci auguriamo che parteciperanno in tanti, perché credo che la somma massima finanziabile di 30.000 euro è una somma che può attirare registi non solo dell'Italia ma anche di fuori nazione, ma l'importante è che si parlerà della Regione Abruzzo, quindi due terzi delle giornate lavorative devono essere svolte in Abruzzo con temi che verranno sottoposti a una verifica, a un controllo di una commissione interna ed esterna che noi stiamo facendo in questi giorni, stiamo mettendo in campo in questi giorni, quindi ci sarà un bando che gli stessi operatori possono scaricare dal sito della Regione Abruzzo Cultura. Via libera dalla Quinta Commissione Sanità e Cultura ai progetti di legge che istituiscono la Film Commission Abruzzo e il Garante dell'Infanzia. La prima proposta, firma dei consiglieri Pietrucci e D'Alessandro, intende dotare la Regione di un ufficio che opererebbe all'interno del Dipartimento Turismo, che valuti e sostenga progetti cinematografici per la promozione del territorio regionale. Per il passaggio in Consiglio della legge si attende il parere finale della Commissione Politiche Europee. L'istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza nasce invece da un'idea del consigliere Bracco condivisa dall'assessore Marilène Lascrocco. Il progetto di legge attende ora il parere della Commissione Bilancio per essere inserito nell'ordine del giorno delle prossime sedute assembleari. Nell'ambito del progetto SOS Venezuela, il CRAM Abruzzo ha consegnato questa mattina a Pescara le scatole dei farmaci salvavita da inviare alle comunità degli abruzzesi in difficoltà. Alla conferenza stampa per presentare l'iniziativa è intervenuto il presidente del CRAM e assessore all'emigrazione, Donato Di Matteo. Oggi abbiamo voluto fare questa iniziativa evidenziando le difficoltà che ci sono in Venezuela, dove i nostri corregionali e anche i nostri connazionali vivono un momento difficile in questo governo, determinato da questo governo che ha imposto con autorità una situazione di disagio enorme.